Ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovo video. Allora, beauty recensione con applicazione di due prodotti che se seguite i video sapete che ho preso. Li sto utilizzando da 2 settimane circa, 20 giorni, ed è arrivato il momento di parlarvene. Allora, nel dettaglio sto parlando, ragazze, della crema contorno occhi, effetto lifting, correzione delle rughe antiborse di Nuxe, Nuxe Paris Mervoyance Lift, che questo qui mi era stato dato in omaggio, se avevate visto il video, e io avevo preso della stessa linea che mi aveva incuriosito con altre cose che adesso non ricordo, di Mervoyance Lift, il nuovo siero di Nuxe, ragazze, che è un siero sotto un olio siero, ecco, che dice con olio di microalga bastano 3 gocce per una pelle immediatamente levigata, elastica e tonificata, oltre il 32% di tonicità in un mese, pelle ringiovanita, eccetera. Allora, ragazze, proprio perché ne bastano 3 gocce e io ne metto qualcosina in più, cioè. Adesso non so che cosa vedete dov'è, sono qua ragazze, quindi insomma potete capire. Allora, sto facendo skincare, ovviamente non vi ho girato tutto perché alcune cose le conoscete, c'è un'altra beauty recensione che credo avrete già visto, però non ve la spoilerò nel caso. Ho messo il siero contorno occhi, andiamo a mettere il contorno occhi, ragazze. Al di là di questo colore rosso bellissimo che mi piace molto, questo contorno occhi promette, abbiamo letto ragazze, allora, anche questo con olio di microalga, un contorno occhi trasformato, borse ridotte, rughe levigate, palpebre rialzate, lo sguardo appare fresco e riposato. Applicare mattino e barra o sera. 97% di ingredienti di origine animale, no, se sì, di origine naturale. Ok, formula vegana senza ingredienti né derivati di origine animale. Lo sto utilizzando da un po', da giorno e da sera, perché ho utilizzato per 2 confezioni di fila quello di Benton. Ne ho ancora uno in scorta, ma avevo voglia effettivamente di cambiare. Trovate la beauty recensione, credo, con applicazione di quello di Benton. Comunque, rimanendo nel focus di questa beauty recensione con applicazione, il contorno occhi di Nuxe, ragazze, a parte che lo trovo bellissimo, cioè questo packaging mi piace molto il fatto che abbia questo packaging qui, che è estremamente comodo, ragazze, per andarlo ad applicare in questa zona. Io sostanzialmente faccio così, faccio proprio la forma, vedete che grazie a questo packaging io riesco a fare una riga giusta per la quantità che mi serve. Allora, poi che cosa vado a fare? Tenete conto che appunto io metto il siero contorno occhi, quindi la zona perioculare è già stata preparata. Vado a fare questo mestiere. Ok, vedete come si fonde nella zona? E soprattutto quanto questa quantità sia ottimale per la zona perioculare. C'è anche scritto, a differenza di altri contorni occhi che non lo dicono, di massaggiare molto bene anche le palpebre perché è un contorno occhi che dà questo effetto proprio super rialzato anche per le mie amiche diversamente giovani. Quindi questo mi piace da matti, ragazze. Lo trovo un contorno occhi fluido, performante nella zona, che non fa pallini, estremamente versatile per ogni punto della zona degli occhi, che è una zona estremamente delicata, che mi rende estremamente attenta a curare ogni dettaglio, mi piace da matti, ragazze. È assolutamente da tenere in considerazione con offerte, eccetera, per quanto mi piaccia provare tante cose, questo devo dire che
che è un contorno occhi che effettivamente mi sta piacendo da matti. Io spero che si sia percepito l'effetto distensivo, va bene che è sostanzialmente ora di andare a dormire e quindi chiaramente c'è la stanchezza della giornata, però l'effetto a me piace da matti e il fatto che puoi fare questo massaggio anche nella zona delle palpebre, senza avere soprattutto bruciore negli occhi. La trovo una cosa estremamente ottima. Poi vado a fare questo mestiere con le dita al fine di far penetrare al meglio tutti gli estratti più importanti di questo contorno occhi per idratare, distendere, rimpolpare al meglio la zona. E quindi direi che l'effetto spero che si sia percepito e che si sia capito quanto mi piaccia e quanto io vi consigli di dare un occhio a questo contorno occhi, che tra l'altro poi per le 15 ml devo dire che ne basta, secondo me potrebbe bastarne anche qualcosina meno, ma sapete che sono estremamente attenta alla zona del contorno occhi e se posso, tra virgolette, abbondare, abbondo. Perché più la vedo idratata, soprattutto da sera, più la idrato la zona e più vedo un effetto distensivo, rimpolpato. E questa cosa ci piace molto. Mi è piaciuto e mi sta piacendo da matti, ve lo straconsiglio. Fatemi sapere se l'avete già provato e nel caso che cosa ne pensate. Allora, adesso metto la crema che già conoscete di fine skincare del periodo, sta finendo ragazze, è quella di Neogen, l'All Night Moisturizer and Relief Mask, è una maschera notturna che io ho utilizzato e sto utilizzando come crema di fine skincare, ho messo 3 pump ragazze, la facciamo insieme perché poi vi voglio parlare appunto del siero di Nuxe Mervaillance Lift. Questa maschera comunque di Neogen, maschera crema, mi piace da matti, estremamente versatile. A volte faccio anche un semi impacco, quindi ci piace molto. E anche come crema è veramente super avvolgente, distensiva, idratante, non fa pallini, quindi un'altra recensione insieme. Mi piace da matti, non dimentichiamoci mai il collo, ragazze, verso l'alto. Ok, benissimo. Ok, fatto questo, ragazze mie belle, allora, io che cosa faccio? Allora, questo passaggio io non lo faccio sempre. Dipende dalla sera, molto spesso concludo con la crema. Ovviamente facendo una beauty recensione con applicazione alla sera ve lo faccio vedere adesso, ma io lo utilizzo anche già da un po' come secondo siero da giorno, da che ho finito la vitamina C di La Roche-Posay ho cominciato questo ed è il mio secondo siero da giorno che vado a miscelare con la protezione solare per averla il più fluida possibile, ma questo nel caso poi ne parleremo. È la stessa combo, non con lo stesso prodotto, ma lo stesso metodo di combo che ho utilizzato con la protezione solare Rock Arancione che vi ho fatto vedere negli scorsi Finiti Beauty perché era troppo corposa, se avete visto il video dovreste ricordarvi. E quindi mi sto trascinando un po' questa metodologia per agire meglio la protezione solare da un punto di vista di assorbimento e devo dire che al di là del fatto che la protezione solare che sto utilizzando, piccolo spoiler, Rock, questa versione grigia, mi piace di più dell'altra, trovo che comunque con questo siero di Nuxe si fonde decisamente meglio. Ma nel caso poi questo ne parleremo, fatemi sapere nel caso se vi può interessare. Questo qui, oltre ad utilizzarlo come vi ho detto da giorno nell'ultimo periodo, ne bastano veramente poche gocce, io alcune sere che cosa faccio per andare proprio a chiudere e a sigillare al meglio skincare, per andare a chiudere tutti gli attivi dei prodotti che ho messo, ma non lo faccio sempre ragazze, non per un motivo preciso, ma dipende effettivamente anche da come sento la mia pelle. Per quanto io abbia una skincare stratificata, bene o male, credo di riuscire ancora a percepire quando ci siamo e quando non ci siamo. Allora, che cosa vado a fare, ragazze? Vado,
ce la possiamo fare. Sostanzialmente un pump completo, ragazze. Un pump completo, che cosa vuol dire? Senza fare danni, Caterina. Ok, vedete le ultime due gocce. Comunque una pipetta sostanzialmente quasi piena di prodotto. E che cosa vado a fare? Vado a emulsionare bene e vado, ragazze, a tamponare. Chiaramente questa tipologia di olio siero che metto da giorno vado a massaggiare appunto insieme alla protezione solare, proprio perché le miscelo. Quando si mette da solo io tampono, perché è una tipologia di siero olio oleoso, e chiaramente facendo così io non solo vado ad applicare, spero, nella migliore maniera possibile il prodotto, ma vado anche a sigillare completamente la skincare dei prodotti che ho messo prima, quindi tutti gli attivi degli altri prodotti. Ok, vedete che non lascia residui, non c'è eccesso di prodotto, si assorbe bene. Vorrei farvi sentire la profumazione, che è decisamente migliorata rispetto alla Nuxe tradizionale, che sapete che utilizzo, sapete che mi piace da matti l'olio prodigioso di Nuxe, di cui trovate una beauty recensione sul canale. Questo però è molto più particolare, ha una profumazione buonissima, migliorata rispetto all'altra da un punto di vista di stucchevolezza, ho detto giusto, mi piace. È piacevolissima, è super coccoloso, ovviamente... È un prodotto viso, ragazze, perché sul corpo mi durerebbe forse per mezza coscia, per intenderci. E poi, tra l'altro, è comunque effetto lifting per tutti i tipi di pelle, cioè lo vedo proprio essenzialmente come un prodotto viso. Mi sta piacendo da matti, e proprio per il fatto che anche ne basta poco, credo che mi durerà parecchio, da giorno, da sera, da chiusura skincare, da miscelare con la protezione solare, volendo anche come unico siero, se non avete una skincare stratificata, lo trovo decisamente abbastanza performante. Sono onesta, devo dirlo, per quanto, ripeto, io ho una skincare stratificata. Mi piace da matti, ragazze. Complimenti a Nuxe, perché è un altro prodotto estremamente performante ed estremamente versatile, come l'olio prodigioso che amo alla follia. Se avete seguito il video precedente dedicato a questo prodotto, dovreste saperlo. Nulla, ragazze, io spero che questa beauty recensione con applicazione della linea Mervaillance Lift di Nuxe vi sia stato utile, vi abbia interessato. Fatemelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte, lasciatemi un like di supporto e ricordatevi di seguirmi anche su Instagram, dove mi trovate come C4Kate. Vado un attimo a rilassarmi prima di andare a nanna. Guardo qualcosina e ci vediamo alla prossima.